Eccoci, siamo live. Buonasera a Così tutti, pare. buonasera Giulia, grazie di essere qui stasera. Grazie a te, Roberto. Abbiamo Giulia Pastorella, responsabile di digitale e innovazione per Azione, inoltre responsabile degli affari istituzionali per una nota piattaforma, diciamo un noto player del digitale, di cui non faremo il nome, ma che è indirettamente presente anche in questa diretta. Segreto di Pulcinella, dai. Sì, infatti. E Giulia è poi anche una sportiva, io non lo dico da perfetto sedentario, insomma, invidio dopo le tue imprese di alpinismo, paracadutismo, un po' di cose che per me suonano oltre. E con Giulia stasera parleremo un po' ovviamente di Europa, ma parleremo anche altrettanto ovviamente di digitale e di innovazione. Giulia, tu hai una doppia, parleremo ovviamente anche di te, tu hai un po' un doppio percorso, diciamo un doppio impegno, che all'impegno professionale affianchi un impegno politico, un impegno professionale in Europa e un impegno politico in Italia. Come vivi questo doppio contesto? Insomma, riesci a bilanciare le due cose? C'è un dissidio? Oppure invece si incastrano bene No, il problema è più un problema di tempo. Poi in insieme? realtà, in quanto al tipo di attività, paradossalmente sono, non dico abbastanza simili, ma forse complementari, nel senso che in entrambi i casi mi occupo per quanto possibile nella mia vita professionale e nella mia vita personale barra politica, appunto di politica, quindi di guardare allo sviluppo delle proposte legislative, dei trend di macro politica, di macro geopolitica. Certo, con il mio cappello politico italiano, molto spesso purtroppo invece ci si ritrova a parlare di politica più in termini di personalità, di errori, di scivoloni, mentre nel mio ambito professionale riesco a tenermi un pochino di più sulla sostanza delle proposte politiche che non sui battibecchi di questo o di quell'altro partito. È difficile in Italia fare politica solo sui contenuti perché si viene sempre comunque trascinati nelle dinamiche di politica, diciamo, politica delle persone, dei partiti e non politica delle idee politiche e dei contenuti. Quindi le due cose mi permettono di guardare lo stesso fenomeno che è come avanza un paese, come procede un paese e in un certo senso un continente, come quello che è l'Europa dal punto di vista politico, da due prospettive molto diverse e mi permette anche di mettere nel contesto europeo, insomma, mettere gli sviluppi italiani nel contesto europeo e viceversa, perché come ci ricordano spesso i sovranisti in maniera negativa e gli europeisti in maniera positiva, il futuro dei paesi europei è strettamente legato a quello che si decide e succede a Bruxelles, che non è qualcosa di estraneo, non è qualcosa di esterno, ma qualcosa a cui i partiti, politici italiani e i politici italiani in generale partecipano attivamente e quindi è anche bene, per me è anche utile avere sempre in mente questo contesto europeo quando mi relaziono alla politica italiana. Ma secondo te in generale la politica italiana pecca di poco europeismo o invece o nel suo insieme, oppure invece c'è chi fa un po' da ponte con l'Europa? Pecca, beh, dipende ovviamente da quale forza politica, ma direi che a parte rarissime eccezioni, tutte le forze politiche peccano di un europeismo di comodo o di un euroscetticismo di comodo. Insomma, diciamo che il rapporto con l'Europa è molto altalenante, si parla tantissimo di quanto l'Europa sia usata come capro espiatorio, tra l'altro da partiti euroscettici tanto quanto da partiti eurofili o insomma che sono idealmente a favore del processo europeo, perché c'è sempre un po' questo gioco di spostare la responsabilità sull'Europa quando fa comodo e invece di tenersela, se la responsabilità è positiva perché si è raggiunto qualche risultato, di tenersela ben stretta. E questo è
Al di là del mio essere idealista o meno rispetto all'Europa, e non lo sono idealista perché vivendo come te a Bruxelles so bene tutte quelle le falle, le inefficienze, le lentezze, insomma tutti i problemi che ha l'Europa, anche la mancanza di completezza in certi processi e quant'altro, ma mi piacerebbe che l'approccio dei partiti italiani da una parte e dall'altra dello spettro politico fosse semplicemente un pochino più onesto nei confronti dell'Europa. E che non venisse sempre semplicemente presa come una scappatoia per appunto. Guarda, la faccenda dei vaccini è esemplare. C'è certamente stato, ci sono stati degli errori da parte dell'Europa e tutto, ma distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle inefficienze dell'implementazione poi della campagna vaccinale italiana in particolare, per non parlare poi delle campagne regionali qua in Lombardia, insomma, lasciamo stare, si è visto oggi. 300 persone in più chiamate allo stesso appuntamento che stavano ad aspettare fuori dal freddo, tra l'altro 300 persone anziane per una falla del sistema, insomma, cose che non si dovrebbero vedere in un paese avanzato. Ecco, in tutto questo dire è colpa dell'Europa che ha ottenuto i vaccini a un prezzo molto inferiore rispetto a quelli degli Stati Uniti e così via, è un po' come la trave e la pagliuzza, no? Di dire sì, è colpa dell'Europa quando in realtà noi stiamo facendo anche un lavoro che è tutto fuorché egregio per quanto riguarda la campagna. E questo è un atteggiamento che si vede sempre, cioè sull'immigrazione Salvini dà sempre la colpa all'Europa, ma è il suo partito che ha votato contro la riforma di Dublino che avrebbe permesso un ripensamento dell'atto migratorio. Scusa, mi A stavi ti chiedevo. proposito di questo, proprio ieri la Presidente della Commissione ha detto che le competenze deboli sono un problema per l'Europa, no? E tra le competenze deboli ha citato anche il tema della gestione delle frontiere esterne. Però bisogna un po' riconoscere che l'Italia è sempre stata, cioè, quantomeno negli ultimi anni, forse eccezione fatta per l'ultimo, è stata un po' lasciata sola. Diciamo, non dall'Europa in quanto tale, ma dagli altri stati Dagli altri membri. stati membri, esattamente. Cioè, è come all'inizio della pandemia c'è stato, ah, ma l'Europa dov'è? Perché mi ricordo la Meloni, no? Che ha detto, ah, ma perché l'Europa non fa più di più? Vabbè, mi va a dire, cara Giorgia, se l'Europa ha praticamente zero competenze in ambito sanitario, zero competenze in materia di immigrazione, zero competenze in materia di tassazione, se non una piccola parte del budget Certo. europeo di cui possiamo parlare, non è mica colpa dell'Europa, che poi cosa vuol dire dell'Europa, della Commissione? La Commissione è che da sola si può dare delle competenze dicendo adesso io mi metto a legiferare sui sistemi sanitari nazionali, è che noi non gliele abbiamo mai volute dare e nel momento in cui c'è bisogno di questo coordinamento, anzi c'è bisogno di più che un coordinamento, all'improvviso ci rendiamo conto che mancano gli strumenti legislativi e quando c'è stato bisogno di risorse ci si è resi conto che mancava lo strumento finanziario, quindi abbiamo inventato il Next Generation EU come diciamo, meccanismo extra rispetto al budget europeo classico. Si va avanti così, a pezzettini per pezzettini, ma invece che ritrovarsi in un'emergenza e poi dire, ups, forse sarebbe utile avere delle competenze in più, come è successo per l'emergenza migratoria, quando poi però non si è fatto lo stesso nulla, sarebbe forse meglio anticipare queste emergenze e dire di che cosa, quali sono i problemi macro che potrebbero toccare tutti i paesi. Il problema sanitario abbiamo appena visto che sì, che non si ferma ai confini il virus, il problema migratorio abbiamo visto che i confini, anche quelli chiusi con i muri, non servono a niente e così via. Ma tu saresti per un rafforzamento delle competenze europee su questi temi, quindi una cessione di sovranità, se vogliamo, no? Da parte degli Stati membri. Assolutamente sì, perché la cessione di sovranità piccola per raggiungere una sovranità più grande, una sovranità, si parla, la Commissione von der Leyen non fa altro che parlare di sovranità europea, alle volte fin troppo, per me che sono una liberale, no, che ama il mondo insomma, del commercio libero, un'Europa proiettata verso l'esterno mi fa paura quando sento fenomeni, o meglio fenomeni, quando sento posizionamenti tipo ci vuole sovranismo digitale, ci vuole la sovranità europea, però mi rendo conto che forse è l'unica maniera per rassicurare i cittadini europei di dire non vi preoccupate, cioè perché purtroppo è passato un po' il messaggio che si perde la sovranità nazionale per entrare in una sorta di marasmo in cui tutto è poroso, in cui la Cina può venire da noi e farla da padrone, in cui gli Stati Uniti fanno il brutto e il cattivo tempo. Quindi forse il messaggio che sta cercando di far passare la Commissione è se la sovranità passa dal livello nazionale a livello europeo è per
restare sovranità. Cioè, comunque ci vuole rassicurare che un'Europa più forte non vuol dire un'Europa più aggroviera rispetto ad altre potenze, ma vuol dire un'Europa che è capace di stare sui suoi piedi. Questa retorica è stata assolutamente aiutata e rinforzata proprio dalla pandemia, che ha dato l'ottima scusa per dire: vedete, quando siamo troppo dipendenti dagli altri paesi, dalle catene del valore internazionale, tutto, ci troviamo in delle situazioni così. È un messaggio pericoloso, secondo me, da dare. Un ideale che, pur da europeista, mi fa un po' temere, perché la sovranità in senso ideologico eccessivo è male a qualunque livello, che sia a livello locale, regionale, nazionale, europeo. Però l'idea di avere una governance, perché non si può parlare di governo, europea più forte, con più competenze, non può che far bene. Però forse il nodo è proprio in quest'ultima cosa che hai detto, no? Perché non dobbiamo parlare di governo europeo? Perché dobbiamo parlare di governance in senso così lato, in senso un po' più diluito? Perché dopo tutto gli altri soggetti con cui ci troviamo a competere, pensiamo appunto alla Cina, no? Agli Stati Uniti, si muovono in modo molto più compatto. Quindi come possiamo... Quella Prego. famosa battuta, ma se io devo chiamare Bruxelles, chi chiamo? Chiamo la von der Leyen, chiamo Michel, chiamo uno dei commissari, chiamo il presidente del Parlamento europeo, chiamo Sassoli, cioè ci sono, mentre quando devi chiamare l'Italia, tendenzialmente dici: ok, adesso chiamo Draghi, chi altro devi chiamare? E quindi c'è questa, è stata immaginata in una maniera tale da evitare il tipo di accentramento di potere che esiste in un governo nazionale. E questo è alla base di tantissimi problemi, è da una parte un meccanismo per mantenere i cosiddetti checks and balances, no? Per evitare storture o organi che siano eccessivamente forti, dall'altra il problema è che si divide il potere in una maniera così, alle volte anche che crea degli impasse. Cioè, quando le due parti di governo, per esempio il Consiglio e il Parlamento europeo, non sono d'accordo su certi file, si può protrarre. Guarda, ci sono dei file tipo e-privacy, adesso io lo sto seguendo un po' una cosa da specialisti, ma insomma è un file che sono quanti? 4 anni che sta andando avanti la negoziazione perché non si trova un compromesso. Quindi alle volte questo fatto che non ci sia qualcuno che poi trancia, che dice è così, è problematica. A me piacerebbe, figurati, un governo europeo con dei ministri, con un po', la Commissione è un po' quello, però certo non con le stesse prerogative di un governo nazionale. E nel momento in cui si va, per esempio nella questione dei vaccini, a negoziare, nel momento in cui si va a prendere delle decisioni e tutto, se si devono stare ad ascoltare 27 stati membri con interessi diversi, tempistiche diverse, possibilità economiche diverse, situazioni socio-economiche diverse, e poi è difficile mettere d'accordo tutti, ma lo sappiamo su tanti dossier. Io mi chiedo se poi però questo passo avanti riusciamo a farlo in tempi umani, perché dopo tutte le competenze che adesso restano da portare sul piano europeo, sono tutte competenze che gli stati considerano un po' il baluardo, no, della loro sovranità. Se pensiamo alla competenza sulle politiche economiche, sul fisco, sulla difesa, sulla salute, no? Sulla sanità, insomma, in generale, anche il diritto penale, ad esempio, no? È qualcosa che completamente, appunto, di competenza esclusiva degli stati, ma senza quello, senza trovare un'armonizzazione anche in queste materie, difficilmente si trova. Poi molte di queste materie sono collegate tra loro, perché appunto come possiamo Sì, avere però un bilancio unico, se non abbiamo una politica economica unica, e così e viceversa. sì e no, nel senso che, a parte che la connessione è un po' disturbata, non so se sia la tua o la mia, ma vabbè, comunque io dimmi se non mi senti più. No, ti sento perfettamente. Ok, il problema, tu parli di tempi umani, ma se tu pensi dal 45, insomma, da dopo la guerra ad oggi, quanto la costruzione europea, quanto prima la comunità, adesso l'Unione Europea è avanzata senza, tra l'altro, particolari scossoni, senza guerre, senza quant'altro, e fai il paragone con l'evoluzione
che ne so, degli Stati Uniti o anche degli stati nazionali in Europa, abbiamo fatto tutto in dei tempi molto rapidi e in maniera relativamente efficiente, quindi non mi preoccuperei troppo per il trascinamento, anche perché quello che sembra abbastanza chiaro anche agli euroscettici, infatti che temono molto questo andamento, è che è molto difficile tornare indietro una volta che hai cominciato ad integrare, poi c'è sempre più, si capisce sempre più in fretta che c'è necessità di integrare anche il resto. Perché, come abbiamo visto durante la crisi dell'euro, quando c'è l'unione monetaria, senza esserci l'unione fiscale, senza esserci l'unione vera economica in senso più lato, poi si creano dei problemi. E quando vediamo appunto che ci sono unione su tanti temi, ma non su altri, e che quegli altri poi risultano essere più importanti, ci rendiamo conto che serve. Quindi la logica di Jean Monnet, uno dei fondatori della comunità europea, ai suoi albori, diceva sempre. Bisogna procedere con la logica dei piccoli passi, quindi un passettino alla volta, un passettino alla volta. L'integrazione è però inesorabile, inesorabile per come cambia il mondo. E benché non ci sia nulla di, non credo, è il nostro destino, l'Europa, queste cose un po' retoriche, no, ma io penso che banalmente a livello di efficienza, di coordinamento, di quello che è nell'interesse, francamente, dei cittadini, io penso che quella sia la logica più forte. Per diventare europeisti, è proprio la logica dell'interesse personale. Diciamo c'è stato però qualche setback, no? Ad esempio il tentativo di avere una Costituzione europea, che almeno al momento possiamo considerarlo, ecco, un piccolo fallimento, quantomeno. È peraltro un fallimento Assolutamente, si era anche. probabilmente fatto il passo più lungo della gamba. Però è il momento di farlo, questo passo, no? Tu mi dirai, ma sfondo un portone. Certo. Ma se bisogna fare, sai, l'impressione è che si facciano i passi quando se ne sente il bisogno. E quindi io mi aspetto che dopo quello che stiamo vivendo in questi giorni, a parte che se è già stato fatto il passo dell'unione fiscale con Next Generation EU, che comunque è insomma del pooling, se vogliamo, del debito insieme, che è assolutamente un passo per me gigantesco. E sospetto che l'Unione Europea potrebbe, per esempio, proporre, poi bisogna vedere se serve le modifiche dei trattati e tutto, ma credo che la popolazione sarebbe pronta ad essere d'accordo a dare più competenze a livello sanitario, per esempio, e dire ok, nella prossima crisi non ci troviamo a doverci rubare le mascherine a vicenda tra gli stati perché facciamo la guerra e quant'altro. E quindi a me. Non sono, ripeto, non sono mai stata di quelle che pensa che dall'alto si possa imporre una sorta di identità europea, di sentirsi europei, di procedere nell'accumulo delle competenze a livello europeo, che è molto meglio partire da quali sono i bisogni dei cittadini che al momento non possono essere risolti o gestiti in maniera. È il principio di sussidiarietà. Cioè, se una cosa la può fare lo Stato nazionale, tuttora per la legge europea lo fa lo Stato nazionale. Se una cosa la può fare la regione, addirittura nello Stato, per legge la fa la regione. Se però è una cosa che solo l'Unione Europea può fare, allora lì ha senso che l'Unione Europea agisca. E nel nostro mondo, per esempio, quello del digitale, è ovvio che lì l'Unione Europea si è giustificata molto spesso nell'agire per cercare di armonizzare quello che sennò diventerebbe una giungla di regole, di leggi, di tentativi, no? Di gestire questa bestia ingestibile che è il mondo del digitale. Torniamo quindi al digitale. Secondo te riusciamo a costruirci qualche in Europa, qualche soggetto in grado di competere a livello mondiale con i giganti americani o cinesi? No? Pensiamo all'incendio a Strasburgo di questi giorni, no? Per chi non ha seguito, forse la più Via. grande, il più grande soggetto europeo diciamo, di cloud. Anche self-hosting, insomma, loro offrono diciamo una gamma abbastanza ampia di servizi, però hanno avuto appunto un incendio e si è visto che le policy di disaster recovery non erano perfette, insomma, non hanno funzionato. Ora, questo potrebbe essere un
un argomento a sfavore di un come dire, insomma, di esperimenti o come vogliamo chiamarli, andare un po' così all'avventura su un mercato che è estremamente competitivo, quello appunto del cloud computing. In Europa poi c'è un tentativo, se vogliamo, un tentativo, diciamo, di tipo federato di costruire un cloud europeo, il famoso Gaia X, che al momento però non ha ancora prodotto risultati. Ora, come vedi il futuro da questo punto di vista? Insomma, ci possiamo aspettarci qualche novità, oppure saremo sempre dipendenti, anche qui vedi, tu parlavi di filiera, parlavi di supply chain, ma in fondo anche la tecnologia cloud è una tecnologia di cui ci approvvigioniamo fuori dall'Europa. Questa cosa, Assolutamente. insomma, è un po' un bonus. Beh, intanto a difesa di OVH direi che prendere un esempio e dire che per quello allora tutto il cloud o i tentativi di cloud europei siano destinati a fallire mi sembra un po' una generalizzazione. Sicuramente al di là di questo incendio mi dicono gli specialisti che comunque i loro servizi non erano certo all'altezza. Di quello che si può trovare su AWS o Azure o altri. Quindi credo che il ritardo di questo piccolo problema fisico fosse anche già digitale, mettiamola così. Sicuramente, come dicevo prima, la volontà di recuperare almeno su qualche fronte c'è, la volontà politica, dico. Il problema è che non basta la politica per recuperare un ritardo che è un ritardo di decenni, non parliamo di perché OVH è nata ben prima degli altri giganti del cloud e non è stata capace di stare al passo. Quindi il ritardo non si può semplicemente risolvere con una volontà politica, ci vogliono investimenti e qui la frammentazione europea non aiuta perché ciascun stato, cioè avete visto nel PNRR, c'era scritto che l'Italia deve mettersi a fare i microprocessori. Quando a livello europeo stanno cercando di capire appunto come mettere insieme tutte le risorse perché sono tecnologie molto complesse con degli investimenti incredibili di partenza e tutto. Quindi attenzione a pensare di poter competere con altri blocchi, con altri grossi che hanno dei budget a disposizione incredibili, con i nostri piccoli budget europei frammentati in competizione. Seconda cosa. Un ragionamento che ho sentito fare più volte, che secondo me è abbastanza convincente, è forse non dovremmo puntare a cercare di recuperare il ritardo sulle tecnologie dove già altri player sono più avanti, cioè è inutile cercare di rifare AWS perché saranno sempre un passo più avanti di noi. Forse avrebbe senso puntare a, se non delle tecnologie diverse, se non altro degli ambiti diversi. E non parlo degli ambiti super di frontiera, come può essere quantum computing o quello che sia, ma parlo più di l'utilizzo della tecnologia. E faccio un esempio più specifico, un ragionamento che trovo convincente è che gli americani hanno capito molto meglio di noi come utilizzare i dati personali, quindi hanno trovato dei modelli di business che funzionano una meraviglia. Noi, in quanto paese in senso lato, in quanto continente ancora piuttosto orientato verso la manifattura, forse potremmo invece approfittare dei dati non personali, quindi dei non personal data, dei dati non personali. Oppure, visto che abbiamo un settore pubblico bello forzuto, presente, eccetera, forse potremmo essere più avanti nell'utilizzo dei dati pubblici. E quindi Siamo, come dire, siamo messi male su entrambi i fronti, probabilmente. Sui dati industriali anche la von der Leyen aveva nel suo discorso di insegnamento, no, anzi, perdonami, nel discorso sullo Stato dell'Unione nel 2020 aveva detto che quello è il bacino poi, no, diciamo, naturale in cui andare, perché la partita sui dati personali l'abbiamo persa. Sui dati pubblici, sai che in Italia la situazione è molto, molto drammatica, perché tutte le disposizioni di legge su, appunto, il pubblico vendetta, a disposizione del CAD, sono quasi sempre disattese. Adesso attendiamo il recepimento della direttiva europea
europea che da luglio, insomma, diventerà operativa. Mi sa che ti ho perso, ah, ecco. Però sì, insomma, siamo sui dati della No, io pubblica ti vedo molto stanca, non amministrazione. so se sia io o No, te. adesso ecco, ti vedo. Sui dati della pubblica amministrazione non siamo messi benissimo, in Italia. Ma temo che sia così anche, non No, che ovunque, non ma. siamo, no, però secondo me possiamo forse spingere su quel lato lì più che su altri lati. Sì, Cioè lì indubbiamente. non abbiamo uno svantaggio incredibile, certo non siamo messi bene, ma come non, magari non sono messi bene neanche altri, la cosa che possiamo fare è mettere subito, e lo sta cercando di fare la Commissione europea con i vari Data Governance Act e tutti, di mettere insieme un set di regole che incentivino all'utilizzo di questi dati e che ci permettano alle aziende europee di approfittarne, visto che non possono approfittare di granché di altro che non abbiamo. Quindi, per tornare alla tua domanda iniziale, sono ottimista fino a un certo punto, però sono anche d'accordo che bisogna provarci. Cioè, è inutile sedersi e dire, vabbè, tanto ormai abbiamo perso il treno. No, perché se no non si va da nessuna parte con tutte queste tensioni internazionali, queste guerre e quant'altro, e soprattutto con un modello anche di approccio al digitale europeo che sta alienando tanti dei nostri partner commerciali. L'abbiamo visto con l'invalidazione, si dice invalidazione, vabbè, insomma, con il fatto che non è più valido il Privacy Shield che permetteva il trasferimento dei dati con gli Stati Uniti, quindi tra l'Europa e gli Stati Uniti, lo vediamo in tanti altri casi. Noi abbiamo degli standard e delle richieste talmente alte, non solo sulla protezione dei dati, ma su tante altre cose, sugli gli standard ambientali, gli standard di sicurezza informatica, eccetera, che sarà sempre più difficile. Intanto sempre più difficile esportarli, una volta avevamo un grosso potere normativo, adesso secondo me sta un po' scemando e quindi se non riusciamo più a esportarli rischiamo di ritrovarci in uno splendido isolamento in cui abbiamo meravigliose norme di sicurezza, di ambientale, di protezione dei consumatori, di privacy, di quello che sia, ma non possiamo più commerciare con nessuno perché siamo troppo, troppo in su. Non Quindi abbiamo questo più è il nulla da rischio. difendere, no? Più che altro nulla del resto del mondo è abbastanza buono per i cittadini europei, buono nel senso come standard e tutto, quindi è anche insomma, una paura che poi sicuramente non si manifesterà ed è una cosa sciocca da dire, però è per portare all'estremo l'esempio di dire col fatto che il nostro modello europeo di gestione del digitale è così particolare e così di alto standard, di alto livello e tutto. Se non ci facciamo noi da soli qualche campione, qualche tecnologia abilitante, qualche investimento come si deve, rischiamo che i nostri partner storici poi spariscano da un momento all'altro. Abbiamo visto con Trump che per l'Unione Europea non è esistito, non c'è stato per tutti questi, per i suoi anni di mandato. Facciamo un piccolo salto ancora. Parliamo di politica italiana. Parliamo di Italia. È un momento, secondo me, non facilissimo da decifrare, soprattutto per chi magari è fuori da queste cose, o addirittura per chi ci guarda dall'estero. E abbiamo, oltre al cambio di governo, abbiamo una situazione in cui partiti stanno un po' abbandonando la configurazione tradizionale, no? Una serie di crisi tra di loro comunque anche abbastanza interconnesse. E non è facilissimo capire di qui a, non so, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi dove saremo. Peraltro mi sembra anche consolidando un po' un'area di centro in cui, insomma, non so se centro sia una brutta parola, ma comunque, diciamo, un po' azione credo si riconosca. E peraltro ieri c'è stata questa chiamata alle armi anche di Carlo Cottarelli, il quale ha detto che un po' tutte le forze libere, a vario titolo, dovrebbero fare squadra. Probabilmente perché a sinistra e a destra c'è un po' di insomma, di sfaldamento, no? Ecco, tu che sei nei giochi, come vedi questo momento? Un momento che ha la capacità di offrire delle opportunità per
mondo liberale o no? Intanto mi hai fatto sorridere perché leggevo proprio oggi un messaggio che mi è arrivato da una persona che non conosco su Instagram che fa: ma io sto cercando di capire, quindi Azione è un partito di centro-sinistra, di centro-destra o di centro e basta? E se sì, qual è? Porca. Attenzione alla sfumatura perché Domande penso. filosofiche, sì. Domande filosofiche, ma porca miseria. No, allora, scherzi a parte perché sono domande, posso immaginare, importanti e che dimostrano che forse questa distinzione destra-sinistra che si dice sia morta, tanto morta non è. È interessante questo periodo, questo momento, perché, come dicevi tu, c'è un po' il rimescolamento delle carte. E io mi auguro, francamente, che sia la fine di un periodo che io chiamerei il periodo dell'antipolitica, che secondo me cioè, parte con forse la discesa in campo di Berlusconi, continua con i 5 Stelle e arriva fino a noi. E mi domando se sarà un momento per voltare pagina e per cioè, l'unione di crisi economica, pandemia, crisi anche dei partiti cosiddetti populisti, non tutti, però sicuramente i 5 Stelle sì, perché la Lega e Fratelli d'Italia, per quanto uno possa non essere d'accordo con le loro idee, non hanno mai detto distruggiamo la politica, non hanno mai detto abbasso il Parlamento, magari non lo rispettano, ci urlano e fanno le scenate, però tendenzialmente sono abbastanza tradizionali in un certo senso come partiti, non sono partiti di antipolitica, sono partiti di estrema destra, ma non di antipolitica. Quindi forse questa crisi farà rivalutare un pochino l'idea che la politica debba essere una politica competente, certo con ideali, quindi non è vero che non credo che si arriverà ad uno scenario in cui non conta più la destra e la sinistra, come dicono tanti, continuerà a contare perché si identifica con certe istanze, certi posizionamenti, ma quello che mi preoccupa è come, con tutto che io ripeto, non sono mai stata nel PD e non credo che mai ci andrò, mi preoccupa però le capriole, le piroette e le batoste che si sta dando da solo un partito che bene o male era abbastanza un caposaldo, insomma, dello scenario politico italiano per chi non votava estrema destra. Ecco, non capisco che cosa stia cercando di. Perché continua a farsi così male, perché continua a darsi delle botte da sole. Per quanto riguarda il centro, come l'hai chiamato tu, è vero, l'iniziativa di Cottarelli, benché la Bonino, Calenda, tutti hanno ripetuto che non è un'alleanza elettorale, quindi non è il prequel a un cartello di Non ci biciclette sarebbe niente di male d'ossigeno. comunque. Non ci sarebbe niente di male, ma se si dovesse costruire una cosa di quel genere, forse si potrebbe costruire in maniera più dal basso, che non con un comitato scientifico, come è stato chiamato, tra l'altro di cui faccio parte anch'io, quindi sono assolutamente a favore dell'iniziativa, ma si cerca di far capire che è più un comitato appunto per dare delle idee, per suggerire, perché quello che Azione ha fatto durante tutta la crisi e anche gli altri partiti di opposizione come Più Europa è stato cercare di dire non siamo d'accordo e queste sono le nostre alternative, quindi sempre proporre delle proposte e questo comitato Cottarelli, come lo volete chiamare, è anche un comitato in questo senso di accompagnamento al governo Draghi dicendo quest'area qua nel suo insieme, nel suo complesso, che sembra anche a giudicare dai consiglieri che Draghi ha scelto, anche abbastanza un'area che a lui può piacere, poi in cui si può ritrovare, quest'area qua ti suggerisce A, B, C, D, e vedi un po' se. E quindi anche forse un tavolo di prova per vedere quanto queste micro differenze, no, che noi all'interno del mondo liberale sentiamo molto forti, no? Perché più Europa tu pensi questo, invece Azione pensa quest'altro, e poi i repubblicani pensano un'altra cosa, quanto in realtà poi quando si va a guardare quali sono le proposte concrete non esistono, non ci sono, e quindi cominciare a lavorare assieme è comunque un modo per passare le divisioni del capello in 47, che è un atteggiamento tipico purtroppo dei liberali in Italia. Io sono contenta e penso che sia un percorso che va fatto. Mi avrebbe fatto piacere che fosse fatto senza il bisogno di una crisi mondiale e di una crisi economica del paese con un governo tecnico, però capisco anche che sia il momento giusto. Ecco, quindi penso che ci sia. Per il centro liberale che ci sia, per quello che dicevo prima, quindi la fine dell'antipolitica, quindi una sorta di cambio di pagina per l'elettore, spero che ci sia più spazio per quest'area che storicamente in Italia da un po' di anni non riesce più veramente a fare breccia stretta tra i populisti, i sovranisti e tutto quello che ci sta in mezzo.
Secondo te, in generale, il movimento liberale in Italia non pecca un po' come vogliamo chiamarlo, un'impostazione un po' elitaria, nel senso che i promotori sono sempre figure comunque di alto profilo, molto lontane dal paese reale, o quantomeno uno non se l'immagina, no? Ecco, ma Non lo sei mai andato stesso a Calenda, Venezia, insomma, no? dicendo. Per quanto, se vogliamo, insomma, comunque, diciamo, ecco, persone che hanno probabilmente più distanza dal paese rispetto a un sovranista o un populista, se, visto che poi queste due figure così. Ma forse, no, capisco il tuo punto, è un punto anche che in tanti fanno, ma non solo sulla leadership, diciamo, sulla parte massima, ma anche sugli attivisti. Molto spesso gli attivisti liberali vengono chiamati, ma voi siete gli attivisti da salotto, no? Quelli che discutono delle grandi idee, ma poi non si presentano in strada. Potrebbe essere, secondo me ci sono due spiegazioni, diciamo. La prima è che precisamente c'è l'idea, sicuramente posso parlare di Azione, ma anche immagino degli altri, che appunto che ci debba essere in chi pensa di essere capace di gestire il paese un minimo di competenza. Quindi non è vero che devono essere tutti con un PhD e tutti con una laurea a Harvard, però significa che devono sapere che cos'è la Costituzione, dove, come si vota. Insomma, non voglio fare esempi poco simpatici di alcuni dei nostri ministri al momento. Però c'è l'idea che se uno non ha mai fatto niente nella vita, difficilmente possa all'improvviso ritrovarsi ministro, per esempio, degli esteri, cioè riuscire a gestire tutto quello che c'è da gestire. La seconda cosa è che in effetti sono movimenti con una forte tradizione intellettuale e quindi è più probabile che avvicinino, si avvicinino, benché i principi, credo, del liberalismo siano principi universali, sono principi che non è questione di livello di istruzione, se si è d'accordo o no sulle libertà individuali, sui diritti civili, su insomma tutti quelli che sono alla base, però è anche vero che essendoci questa forte tradizione intellettuale, soprattutto in Italia, sia probabilmente poi dia luce o veda alla luce un tipo di attivismo più intellettuale, più di riflessione. Certo, la Lega che per le elezioni europee manca aveva un programma, è ovvio che se uno fa un minimo di riflessione, come faccio a votare un partito che non mi dice neanche che cosa farà una volta al Parlamento europeo? Eppure così è, quindi dipende anche da che standard uno ha. Questo naturalmente è l'ipotesi in cui l'elettore vada a leggere il programma prima di votare, no? È un'ipotesi un po' liberale, se vogliamo, nel senso. Vedi, senza rendermene No. conto, un minimo sapere, no? Non so, vabbè. No, è quello, no? Hai ragione, cioè probabilmente non ce n'è bisogno, probabilmente basta far capire all'elettore vagamente dove stai, però vedi, poi io c'ho persone che mi dicono, ma sei centro-sinistra, centro-destra, centro-centro, centro di qua, centro di là, Ecco, ma di fatto cosa cosa devi significa rispondere? essere liberali oggi? Secondo me significa, beh, cominciamo dalla parola, significa avere prima di tutto in testa, l'ha detto bene Cottarelli, non solo la nozione di libertà, ma la nozione di opportunità e la nozione di quindi anche vedere qual è il ruolo dell'individuo e il ruolo dello Stato. È ovviamente un'ideologia che pensa molto ai diritti individuali, che pensa molto allo sviluppo personale e che quindi vede il ruolo della collettività e dello Stato in particolare come qualcosa che aiuta e facilita questo sviluppo e non che ne delimita un po' i contorni. È un ruolo dello Stato, Azione lo ripete sempre, che deve essere molto forte in alcuni ambiti, che sono quelli di pertinenza dello Stato sociale, se vogliamo, l'istruzione, ovviamente la sanità e anche la sicurezza, che non è un tema di destra, è un tema di chiunque si interessi un minimo alle questioni di uno Stato, di una nazione, ma deve poi invece lasciare altri spazi, quindi gli spazi individuali, personali, di scelte personali delle persone e gli spazi economici che hanno logiche di mercato che non devono vedere l'intervento molto spesso, tra l'altro mal ispirato dello Stato, lì invece lo Stato deve
fare da parte il più possibile e aiutare a sviluppare le proprie aspirazioni, che sia, ripeto, dal punto di vista economico o dal punto di vista diciamo, dei diritti civili, per dire in maniera ampia. Io, la mia interpretazione al momento, per come è l'Italia, per come è l'Europa, è questo genere di atteggiamento, che è un atteggiamento anche che non è il liberismo sfrenato, no? Che alcuni che temono, ah, ma allora saremo invasi dalle multinazionali, non ci sarà più uno stato sociale, non avremo più le protezioni, non avremo più le pensioni. No, non è vero, però se le pensioni sono tali che significa che i giovani poi invece sono poveri, è semplicemente una capire che ciascun individuo ha diritto ad avere, insomma, delle Sì. Ma possibilità. questo è un po' uno degli equivoci classici, no? Confondere liberismo e liberalismo. Certo. E forse servirebbe a scuola un minimo di storia del pensiero economico, no? Quantomeno no, le basi, perché sennò poi uno effettivamente si Magari. Io ritrova a non sapere. ci metterei Adesso questo non voglio e fare anche un l'educazione discorso digitale. elitario, ma. Sì. Comunque, tornando appunto al tema, non so se ti sto trascinando un po' troppo su temi politici, ma dopo tutto, insomma, approfitto Non è che della non ne tua parli, ne parlo disponibilità. abbastanza spesso per aver voglia di parlarne. Non so se hai letto un paio di giorni fa sul Corriere un'intervista a Bettini, no? Il famoso teorico, diciamo così, del PD, in cui lui parla di cosa? Parla del riformismo. E ne parla però appunto in termini molto massimalisti, no? Per lui il riformismo è tornare anche a una posizione dello Stato molto forte, recuperare il senso dello Stato, le istituzioni e così via, per il PD. Ora, se questo è il riformismo, no? Alla vostra sinistra, voi come vi ponete, nel senso che programma. Da un certo punto di vista, giocando sulle parole, uno potrebbe anche chiamare riformista un programma liberale. Però non è quel tipo di riformismo lì, no? Non è un chiedere, non è un ritorno appunto alla presenza forte dello Stato. Premetto che non ho letto l'intervista a cui fai riferimento, ma posso immaginare il tono, il tenore e gli argomenti, quindi non ho bisogno di leggerla, perché c'è sempre un po' questa idea. Sai, l'idea dietro al riformismo di sinistra, per come, ripeto, per come ve lo immagino che sia stato presentato in questa intervista, è l'idea, secondo me, profondamente fallace, che lo Stato in qualche maniera è interprete migliore dei bisogni della società e che quindi le riforme di cui la società ha bisogno le sa solo lo Stato, un po' l'idea della volontà generale di Rousseau, insomma, quell'idea che ci sia una sorta di, non so, di macro maggioranza ovvia e quindi la direzione sia quella che lo Stato dà, perché lo Stato sa ed è illuminato. Il liberalismo pensa in maniera profondamente diversa, pensa che lo Stato deve seguire quello che è invece la volontà e soprattutto permettere a questa volontà di riformismo di esprimersi e di esprimersi non perché è imposta dall'alto, ma perché è domandata dal basso. Molto spesso infatti le proposte più riformiste non sono state fatte dallo Stato, sono state fatte da minoranze che avevano a cuore certe riforme. Pensiamo alle riforme più grosse sui diritti civili in Italia, il divorzio, l'aborto, le unioni civili, quello che sia. Non è certo lo Stato che dall'oggi all'indomani ha deciso di farle, è che qualcuno si è svegliato e ha detto: le mie libertà sono diminuite, sono ristrette dal fatto che non ci siano questi diritti, e quindi sentiamo. E questo qua è un tipo di atteggiamento che secondo me è più adatto a recepire anche un pochino il mood della società oggigiorno, cioè non siamo più nella società in cui si accetta, secondo me, neanche delle decisioni di questo tipo, e in cui lo stato innovatore, tutte queste meravigliose idee di cui leggiamo, dimostrano ogni giorno quanto in realtà non funzionino e quanto siano. Beh, non per niente, faccio un esempio ancora più concreto per essere un pochino meno astratta e meno intellettuale, così smettiamo di essere liberali.
Pensa al nostro settore, il settore, se vogliamo, dell'innovazione, no? Cos'è il riformismo nel settore dell'innovazione del digitale? È di dire co cos'è che può far fare il salto in avanti, riformare il tessuto, per esempio, industriale, portarlo a, il tessuto, a una realtà digitale. Quello sarebbe, no, la riforma in quel senso. E Calenda ha proposto un piano di Industria 4.0 che non dice alle aziende: compra questa tecnologia perché io so che tu devi andare in quella direzione e devi passare da fare questo a fare questo, in cui ti dice: io ti aiuto a fare questo salto con la formazione, con i Digital Innovation Hubs, con l'unione con l'università, nei Competence Center, quello che sia, ma non ti dico dove devi andare. Io ti dico: vai, ti aiuto ad andare, ma la direzione la scegli tu. Sei tu che sai se ti serve una stampa 3D o se ti serve non so che cosa, un mega data center, o se ti serve di passare al cloud. Cioè, io cosa ne so? Io Stato cosa ne so? Questa è la vera Però cosa. questo, invece questo ritorno massivo dello Stato nelle imprese a cui abbiamo assistito poi negli ultimi mesi, anzi, vediamo dal primo governo Conte in poi, no? Come lo leggiamo? Ad esempio la OPA, diciamo così, L'Italia. sulle autostrade, oppure anche l'acquisto di Open Fiber, così via. Insomma, questi ritorni, perché sono di fatto dei ritorni, appunto. Ma in alcuni casi sono dei ritorni di cui anche Draghi ha parlato in maniera molto secca, e penso che si sia un pochino perso nel discorso generico di insediamento, in cui ha detto in pratica basta che lo Stato si metta a salvare, basta, nel senso basta, smettiamo di salvare aziende decotte, smettiamo di aiutare settori, tutti i settori in maniera indiscriminata, cioè attenzione a distorcere le logiche di mercato che non sono perfette, lo ripeto, non sono assolutamente perfette, ma di certo sono tanto poco perfette quanto l'idea di mantenere in piedi tutto quanto grazie a incentivi statali o addirittura partecipate o addirittura statalizzare o rendere pubblico tutto quanto. Quindi questo atteggiamento, secondo me, porterà tanto quanto quelli che dicono il neoliberismo ha distrutto non so che cosa, quanto questo continuo atteggiamento. Poi, grazie al cielo, credo che questo governo smetterà invece di andare in quella direzione. Potrebbe essere invece di dimostrarsi semplicemente talmente fallimentare che si tornerà indietro nell'altro senso. E quindi c'è questo un po' yo-yo per cui lo Stato alla fine ci perde sempre perché investe nelle cose che non avranno mai ritorno e mai niente di che, in una sorta di delusione, delusione nel senso inglese di delusion, quindi di un'immaginazione sbagliata collettiva che in qualche maniera, se entra lo Stato in un'attività economica, allora quell'attività debba per forza non solo andare meglio, ma essere più nell'interesse dei cittadini. Quando così non è, sappiamo bene che non in maniera sempre uguale e sempre perfetta, però tendenzialmente la competizione aiuta il consumatore perché abbassa i prezzi, migliora la qualità e quant'altro. Quindi, boh, non so questa ondata statalista quanto continuerà, quanto resisterà. Devo ammettere che la cosa incredibile è che anche l'Unione Europea ha fatto qualche passo indietro da questo punto di vista, cioè sta rivedendo, a parte le misure emergenziali sugli aiuti di Stato e quant'altro, ma anche proprio a livello di politica di competitività, no, di concorrenza, si dice politiche di concorrenza, vuole rivedere tutto il framework di concorrenza per limitare un pochino la logica di libero mercato mondiale, proprio in un'ottica di tutti gli altri stati fanno la qualunque, non vedo perché noi ci dobbiamo beccare. E quindi, cioè, però non è una missione che quel modello non sia andato, è una missione che il mondo attorno sta cambiando, che quindi se noi continuiamo a credere che tutti giochino alle stesse regole, ci sbagliamo, nessuno gioca più alle nostre regole e quindi anche noi ci dobbiamo adattare. E non è una cosa dura da accettare, credo. Sì, però forse è anche un modo per prendere coscienza anche della propria forza, no? Come Europa. Soprattutto oltre Positivo. alla velleità di essere i più leali, no? I più puliti, c'è anche forse l'intenzione di giocare sul serio. Può essere.
però non mi sembrava ci fosse bisogno di abbassarsi, diciamo, A livello degli altri. a livello degli altri, però purtroppo quando sei stretto nella morsa tra uno Stati Uniti di Trump e una Cina che sappiamo bene dove sta andando, nessuno di loro due gioca pulito. E tu cosa devi fare? Cioè, un po' come quello che va con la ro che in un duello con le spade tu arrivi con il cucchiaino. A proposito di Cina, noi abbiamo fatto diversi incontri ultimamente nell'ambito di Restart sulla Cina e abbiamo parlato in diverse occasioni del framework che è stato poi firmato il 31 dicembre tra appunto Tra l'Unione Unione Europea. Europea e Cina, che non so tu come la pensi, però secondo me su certi temi non è comunque una pietra miliare perché, ad esempio, c'è una presa quantomeno di coscienza e anche un impegno della Cina sul tema dei diritti dei lavoratori. E per quanto, forse la Cina non se l'aspetta, forse, ma comunque, e forse non se l'aspetta neanche dall'Unione Europea, ma comunque, diciamo che questo, per fare una battuta, questo framework ha detto una cosa di sinistra in un certo senso, no? Cioè che so che non è solo appannaggio della sinistra, I ma diciamo che, diritti dei però che i lavoratori. diritti dei lavoratori sono comunque cioè, anche sono prioritari, ma Non è una roba di sinistra in non un erano certo solo di senso. sinistra, diciamo. No, i diritti dei lavoratori, che tu sia lavoratore o altro, sono diritti individuali, sono diritti anche non solo individuali, anche collettivi, ma non è che liberalismo No, che no, ma fini diritto collettivi. stavo scherzando, No, 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 però... non siamo dei mostri. però insomma, comunque c'è stato un minimo, ecco, di venirsi incontro tra i due, no? Cina e l'Unione Europea, poi staremo a vedere. Peraltro anche il tempismo della firma, quindi l'accordo è stato firmato quando si sapeva che sarebbe stato Biden a essere presidente. La dice lunga. Ma tu sei molto ottimista, io dico sempre che le parole su carta bisogna poi vedere qual è la realtà. Sicuramente ha mandato un messaggio e ha mandato un messaggio, secondo me, principalmente in maniera paradossale, più che verso la Cina, verso gli Stati Uniti. E quindi è stato un posizionamento sulla scacchiera geopolitica che ha detto ci siamo anche noi, abbiamo capito che gioco state giocando e quindi adesso ci arrangiamo per conto nostro. Poi sulla parte dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori ci credo poco. Per aver studiato la Cina con attenzione, insomma, in un ruolo precedente che avevo in un'altra azienda dove ero a ruolo globale, la direzione non è esattamente quella lì. Però vediamo. Senti, invece tornando a noi, un po' all'Italia e all'Europa, se dovessi darci un'anticipazione su quali saranno i temi caldi, ecco, butto proprio il cuore oltre l'ostacolo, alle prossime elezioni europee. Alle prossime Sì, europee mi va presto, ma tra 4 iniziamo 3 anni, quant'è che di qui a dovrebbero 3 anni, andare? però immagino che anche con questo consolidamento delle forze così, diciamo, liberali, in Italia non sia soltanto orientato al panorama nazionale, ma sia comunque anche un minimo, no, di ecco, mettersi insieme anche se abbiamo chiarito che non è un'alleanza elettorale, però in ogni caso già un riconoscersi a vicenda. Ecco, se tu dovessi domani entrare in campagna elettorale per le europee, su cosa ragioneresti? Intanto, il motivo per cui credo che i liberali italiani guardano con particolare interesse sempre alle elezioni europee è che in Parlamento europeo i liberali sono molto più rappresentati che mai lo siano stati in un Parlamento italiano di recente data almeno. Quindi l'Unione Europea è molto liberale in un certo senso, è un'unione in cui i liberali sono overrepresented, diciamo, rispetto a tanti altri stati Cioè membri. possiamo dire che questa è la priorità rispetto invece alla politica nazionale, No, nel senso, no, no? no, 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 non è prioritaria perché banalmente per una questione di tempo e banalmente perché un successo a livello europeo di una componente liberale italiana dipende da quanto quella componente liberale ha fatto al nazionale, perché avendo già
passato un'elezione europea, essendo stata candidata in un'elezione europea, alla maggior parte degli elettori non importa niente, non sanno niente, non frega niente di quello che succede a Bruxelles o a Strasburgo. Votano secondo quello che il partito ha fatto in Italia. Quindi, perché i liberali abbiano un successo alle prossime europee, devono far bene anche alle nazionali, alle politiche, alle regionali, alle amministrative, insomma, dimostrare che sono. Il problema in Italia è che non hanno, i liberali recentemente non hanno mai veramente rappresentato un'alternativa di governo. Sono sempre stati così, una cosa a margine, un voto di opinione, un voto di protesta alle volte, un voto anche. Che ne so, per i radicali, no? Un po' estremo, se vogliamo chiamare radicali liberali, poi potremmo discutere anche lì 1.000 ore, ma penso di, insomma, in maniera ampia poterli descrivere così. E finché non dimostrano di poter essere non solo il piccolo ago della bilancia, ma anche qualcosa di più grosso, più forte, più pesante, non è questione di livello europeo. E quindi la partita io sono convinta che si giochi prima e soprattutto sul nazionale e anche, ripeto, sul locale, perché se no si scade in quello che dicevi tu prima, si scade nei liberali da salotto e i salotti tendenzialmente stanno a Roma e Milano e da nessun'altra parte nel paese e questo non va bene. Bene, io chiuderei con una domanda, una cosa un po' più personale. Come si diventa Giulia Pastorella? Se dovessi presentarti, se dovessi porti come role model, no? Rispetto a, diciamo, qualcuno che inizia adesso il suo percorso, cosa gli consiglieresti? Come si diventa me? Intanto si diventa me diversificando, nel senso che sono stata sempre di quelle che tenevano non i piedi in più scarpe, che è una cosa negativa, ma che cercavano di mantenere più interessi vivi al contempo. Quindi mai solo fare, che ne so, solo studiare, ma anche fare magari tante altre attività, mai solo lavorare, ma fare la politica, mai solo insegnare, ma fare. E quindi la diversificazione degli interessi penso che sia per me, per le persone che come me poi si annoiano spesso, è una maniera per acquisire tanti interessi, per conoscere tanta gente e per avere anche l'opportunità. Come si diventa come me, anche una cosa molto negativa, ma l'incapacità spesso di dire no. Io dico sì alla qualunque, mi propongono qualunque cosa, dalle Tipo avventure stasera, con no? tipo, ma stasera ancora va bene, ma quando ti propongono il corso di paracadutismo fino a vuoi candidarti in circoscrizione Europa quando non hai mai manco visto che faccia un partito, e tu dici ma sì, ma proviamo, ma chi se ne importa. Quindi anche un po' il buttarsi sicuramente sì. Boh, e l'altra cosa è forse essere. Una cosa che ho sempre un po' di difficoltà a dirlo perché poi viene letta male, però dimenticarsi un pochino di essere una donna giovane, nel senso, prima che venga capita male, nel senso di prima di tutto te stessa, quindi io stessa, cercare di estrarsi e non finire nello stereotipo e quindi in tutti i trip mentali di ah, siccome sono donna, allora sarò discriminata, ah, siccome giovane, allora sarà difficile per me uscire, fare le cose e quindi cercare di mettere da parte quegli aspetti lì per non cadere nella trappola psicologica di temere che quelle possano essere dei problemi o possono essere degli ostacoli. Quindi essere. Cercare il più possibile di giudicarsi per quello che si fa, per quello che si pensa e non tanto per quello che si è biologicamente o anagraficamente. Perché tanto, molto spesso le ragazze si avvicinano a me dicendo: Ma allora tu come fai una donna in politica e tutto? Dico in maniera paradossale, cercando di dimenticarmi che sono donna e cercando di comportarmi semplicemente come. Che cosa vorrei io da una politica o un politico? Che tipo di atteggiamento, che tipo di idee, che tipo di opinioni? E quindi questo è un po' quello che cerco di fare. È una ricetta impegnativa, sicuramente. Bene, Giulia, io ti ringrazio. Spero che non ti abbiamo fatto annoiare stasera, no? Insomma, Assolutamente ci no. andrò facilmente, ma speriamo, insomma, che stavolta non sia Per successo. un'ora ce la posso fare. Siamo stati perfettamente nei tempi, no?
Perfetto. Perfetto. Bene, Giulia Vastorella, grazie ancora e alla Grazie prossima. a te. Va bene, buona serata. Buona serata.